È un provvedimento intanto che, che va eh, collegato diretto con il, il decreto che deve uscire tra stasera e domani, quello eh, delle misure economiche da parte del governo nazionale, perché è chiaro che le misure più importanti è dirette. Sia alle famiglie sia alle imprese eh, eh, sono quelle del governo. Noi arriviamo un po' indirettamente, comunque dobbiamo fare e possiamo fare diverse cose. È un provvedimento eh, che già in giunta avevamo discusso, un provvedimento su cui hanno lavorato tutte le direzioni, eh, i miei colleghi, da cominciare dal collega Fioretti della VORD, Imprudente eh, per l'agricoltura, l'IRIS per il bilancio, e eh, per, per i trasporti, eh, da NUNDIS. Quindi è stato un lavoro collegiale. Non ho la collega Verì per il semplice fatto che eh, è impegnatissima. Credo che veramente gli mando veramente un abbraccio perché so quello che sta facendo e quel che, come si sta eh, impegnando. Ha visto la Giunta nella sua interezza eh, impegnata con l'aiuto importante del Presidente Sospiri, eh, anche perché l'ufficio legislativo del, del, del Consiglio ci ha dovuto dare una grossa mano perché noi vorremmo che questo provvedimento fosse portato urgentemente in Consiglio accettando il contributo di tutti anche la maggioranza i, gruppi, i capigruppi sono stati informati hanno anche loro lavorato su questo provvedimento vorremmo che anche le minoranze le opposizioni come vogliono, si vogliono chiamare ci aiutassero a prendere questo provvedimento nel più breve tempo possibile magari utilizzando lo stesso stratagemma che è stato usato alla Camera e al Senato far partecipare al Consiglio solamente i capigruppi e quindi con il voto ponderato. Io credo che si, che si possa fare, il Presidente Sospiri eh, sta lavorando su questo, sta sentendo i capigruppi, perché è un provvedimento che almeno da, in, accompagna quelle che sono alcune misure immediate. Da parte del Governo nazionale, nel senso che le tasse regionali, le imposte regionali vengono sicuramente sospese, i bandi che sono stati emanati sia dal mio assessorato sia da quello del collega Imprudente vengono chiaramente posticipati, quindi non ci saranno scadenze. Noi abbiamo alcune, sia io sia il collega Fioretti, nell'ambito delle società in-house, abbiamo molti piccoli imprenditori che devono rimborsare finanziariamente. Quelli saranno, eh, saranno sospesi con, grazie a questo intervento. Quindi abbiamo una serie di risposte concrete e immediate da dare. Poi ci sono quelle un pochino più complesse, su cui abbiamo la necessità di confrontarci, e su cui abbiamo la necessità di avere l'aiuto e il sostegno anche delle organizzazioni sindacali e soprattutto datoriali. Abbiamo le risorse europee a disposizione che devono essere rimodulate, possono essere rimodulate. Proprio oggi, la Comunità europea si è resa disponibile, nei confronti del Governo nazionale, ad aprire a questa rimodulazione e quindi abbiamo risorse importanti che possiamo immettere nel mercato, soprattutto andando incontro a tutte le parti dei IVE, senza distinzione tra artigianato, commercio, industria, eh, agricoltura a tutte le parti dei qui perché in questo momento credo che ci sia bisogno di un intervento. Di sostegno a tutti e di dare soprattutto liquidità, quindi rimbinguare il fondo, il fondo del microcredito, insomma una serie di importanti provvedimenti che grazie a questa legge riusciremo a portare avanti. Con, ripeto, eh, segu, eh, diciamo, attendendo domani o, o questa notte il, il, il governo e da lunedì potremo lavorare su queste altre misure. Per quanto riguarda del materiale sanitario, delle tute speciali che dovrebbero arrivare nelle prossime ore per i sanitari degli ospedali abruzzesi? Sì, insomma, la nostra protezione civile eh, si è attivata e grazie anche peraltro alle variazioni di bilancio che sono state fatte, siamo riusciti ad acquistare un importante stock di tute, eh, di mascherine, eccetera, che chiaramente però purtroppo la consegna è tra lunedì e martedì, gli ospedali eh, hanno sollecitato. Il Presidente Marsilio da questa mattina sta facendo appelli. Mi ha chiamato e mi ha chiesto di chiedere sostegno alle grandi aziende eh, abruzzesi, che, quelle soprattutto che fanno le, le verniciature, perché in, negli ospedali abbiamo la necessità per sabato e domenica di tute particolari che vengono utilizzate nelle, nelle aziende che fanno questo tipo di lavoro. Eh, purtroppo la... la la, la, la qualità, il modello ci ha limitato un po', comunque grazie a, a grandi aziende come la Severe, la Honda, la Pierre, insomma, diverse aziende che si sono date subito disponibili. Qui la solidarietà credo che sia totale quindi vanno, vanno ringraziate. Così come va ringraziata la, la famiglia De Cecco per ehm, l'acquisto di 10 ventilatori, ma insomma i contributi stanno arrivando da tanti, da tanti privati. Eh, insomma, siamo riusciti poco fa, ad assistere in diretta questa, alla telefonata della Sevel e quindi all'indicazione che ho chiesto al, dottor, al professor Parruti di capire dove portare queste nuove tutte che sono arrivate. Ci dobbiamo dare da fare un po' tutti e tutti siamo a disposizione. Insomma, se ognuno di noi fa il proprio dovere, segue quelle che sono le indicazioni de della scienza e dei medici, io credo che nel giro di 15-20 giorni avremo belle notizie. Turismo della nostra regione, il turismo in Italia. Pagherà delle grosse conseguenze per quanto riguarda questa emergenza. Tra l'altro, eh, siamo a pochi giorni dalla Pasqua, ma a poche settimane dall'inizio della stagione estiva. E cosa si sente di dire ai tanti operatori turistici della nostra regione? Ma intanto che eh, credo che sia il settore che da subito è stato il più colpito, perché sono saltate. Prima immediatamente tutte le prenotazioni, quelle che riguardavano la Settimana Santa, quindi Pasqua, il, periodo, il primo periodo importante del, eh, diciamo, eh, delle ferie che vengono prese, poi immediatamente dopo sono partite quelle per tutta la stagione, quindi veramente un, da, un danno enorme. E quando si parla di turismo, io parlerei anche però degli altri settori che spesso non vengono eh, menzio, eh, menzionati, perché poi il settore turistico non è solo quello alberghiero, ce ne sono tanti, a cominciare per esempio dal turismo termale insomma ne potrei indicare tanti c'è soprattutto la ristorazione che è stata che, che non è, diciamo, è collegata con il turismo non è il turismo che ha avuto che ha avuto danni mi sento di dire che che come sempre dopo una guerra perché questa è una guerra c'è la ricostruzione e poi di solito c'è il benessere quindi da di avere forze di avere coraggio di resistere vi siamo vicini e io credo che poi da questa da, 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 da questi mesi terribili da questa annuata perché non credo che nel 2020 riusciremo poi a, a riportare su l'economia comunque ci proviamo e ci proveremo. Stiamo lavorando a, a diretto contatto con l'ENIT perché la promozione che si fa eh, ogni anno. Quest'anno sarà una promozione: do, la chiamano eh, domestica perché saranno gli italiani che rimarranno in Italia. Noi dobbiamo essere bravi a portare gli, a, eh, oltre gli abruzzesi a girare per l'Abruzzo, ma a portare gli italiani in, in Abruzzo e quindi faremo un certo tipo di, eh, di promozione cercando di, di limitare i danni. Per poi credo di, che Ripartire alla Grande. Quindi l'Abruzzo farà la sua parte, la regione Abruzzo eh, sarà costantemente accanto a tutti, gli, a tutti gli operatori, soprattutto per ricevere quelle indicazioni eh, che sono necessarie a superare questi momenti terribilissimi. Siamo in attesa eh, di questo Benedetto Decreto che sta tardando perché è chiaramente un decreto eh, molto complesso. Se quelle proposte che abbiamo fatto per l'intera nazione e quindi valgono anche per l'Abruzzo, io credo che sono risposte importanti per lo. Per setor específico.